Signori, finalmente oggi siamo qui per recensire il nostro amato Tatula 300 HL. Allora, diciamo che ci siamo presi un po' di tempo più del dovuto, perché uno, volevamo valutare questi mulinelli a dovere e prenderci il tempo che ci serviva, appunto, prima di fare la recensione. Esatto. E poi comunque sono susseguiti un po' gli impegni, quindi ci siamo dilungati un po' troppo rispetto a quello che volevamo. Esatto. Anche questa, diciamo, è una motivazione per cui non siamo più su YouTube. Esatto. Vabbè, tagliamo corto, adesso lascio la parola a Filippo che vi parlerà di questo mulinello. Per questa recensione vorrei partire subito dalle origini, ossia quando mi è arrivato il mulinello. Questo mulinello mi è arrivato a fine maggio dell'anno scorso, se non erro, quindi diciamo che adesso siamo ad agosto, è passato più di un anno abbondante. Vorrei partire subito da questo discorso qui perché dopo mi ricollegherò a un discorso successivo sul fatto che il mulinello all'inizio non mi è piaciuto. Ma il bello di questo aspetto qua è che ne sono rimasto molto colpito, quindi diciamo che quando porti a casa qualcosa non ti piace all'inizio ma poi vieni soddisfatto, ha già molto più valore a mio avviso. Sono arrivato a casa, ho aperto la mia bella scatolina e mi sono studiato il prodotto come faccio di solito, anche se non devo andare in pesca, magari sono pieno di impegni, mi vado a vedere un pochettino di cosa stiamo parlando, cosa ho di fronte e via dicendo. Il mulinello mi ha deluso perché sono stato tanto in attesa di vederlo, l'ho aspettato tanto, mi sono fasciato un po' la testa e mi aspettavo una cosa diversa. Poi alla fine è arrivato, diciamo che sono rimasto un po' insoddisfatto dal punto di vista della precisione meccanica e dei materiali utilizzati. Diciamo c'erano un po' di laschi, c'era un po' plastica dove non la volevo e via dicendo, ragazzi, soliti discorsi qua di un prodotto che comunque non stiamo parlando di un top di gamma ma stiamo parlando di un livello medio, ok, medio basso forse. Comunque sia, dopo sono stato molto molto soddisfatto quando sono andato a provarlo per la prima volta, infatti confrontandomi con qualche collaboratore in Daiwa mi hanno detto non fasciarti la testa, non è un mulinello fatto per essere bello e preciso in esterna, ma è un mulinello che è un trattore, è fatto per recuperare esche di grosse dimensioni o con un grande attrito idrodinamico, quindi il suo scopo è quello principalmente. Partiamo subito dal fare una piccola scheda tecnica del prodotto, che ci vuole sempre, semplicemente le informazioni che si trovano qua. È un mulinello abbastanza leggero per la sua categoria, 325 grammi, con un rapporto di 6,3, purtroppo unico rapporto di recupero importato in Italia, 85 cm per giro e un max drag di 13 kg, quindi un ottimo max drag appunto per lo scopo che deve fare. E che dire, ragazzi, partiamo subito col dire i lati negativi, perché sono meno dei lati positivi ovviamente, però è un mulinello un po' particolare. Come vi ho anticipato, la meccanica esterna non è precisa, è presente qualche lasco, magari si poteva mettere una stella in alluminio, tutti questi discorsi qua, che però magari vengono in secondo piano su un pescatore che vuole pescare e non come me, vuole fare la fighetta che ha a casa il mulinello bello. E io faccio pesare un po' troppo questo discorso qua, però questa volta devo ammettere che Era un ragionamento ingiustificato, ecco. E un altro, diciamo, lato negativo, piccolo lato negativo, l'imbobinamento non è perfetto, a casa abbiamo altri mulinelli che imbobinano meglio, però sono di fascia ben superiore. Comunque nel complesso l'imbobinamento ci può stare, non è perfetto. Il punto peggiore, che io vi anticipo già perché so che magari me lo scriverete nei commenti, è che sono stati trovati dei campioni in cui gli ingranaggi hanno dato problemi, ok? E ovviamente si tratta su una piccola serie di numeri, niente di che, però comunque ci tengo a dirlo perché questa recensione sarà sincera al 100%. Il mio non ha dato nessun problema, ad esempio. Anche su questo aspetto mi sono confrontato con qualche collaboratore e anche gli altri mi hanno detto che l'hanno testato a dovere, ci hanno messo tanto come me per valutarlo ma non ha dato nessun problema. Infatti la frase che mi fa ridere, diciamo,
che ci siamo trovati a dire è che sembra non avere un limite questo mulinello, cioè vuole recuperare qualsiasi cosa. A volte ti trovi a recuperare un topo da quasi 200 grammi in corrente e non ti dà nessun segno di cedimento assolutamente. Paradossalmente questo mulinello fuori non ti dà sicurezza. A casa ho un altro mulinello di cui non voglio fare il nome, che fuori è una macchina perfetta e tu lo dici è una bomba, costa più di questo ragazzi, però poi ragazzi io l'ho provato, l'ho messo alla prova con i topi, anche cose del genere, dopo 6 mesi ha iniziato a fare strani scricchioli e l'ho messo sulla canna più leggera che possiedo, apposta perché non voglio romperlo. Questo mulinello dopo 1 anno e 3 mesi e passa non ha ancora dato nessun segno di cedimento, ok? Nessun segno di cedimento, quindi può capitare qualche caso in cui ci sia questo problema. Nel mio e altri collaboratori non c'è stato, poi ho sentito altri pareri di altre persone con cui l'ho consigliato, l'hanno comprato, tutti ne sono rimasti assolutamente contenti. Andiamo a parlare dei lati positivi perché sono fantastici. Questo mulinello mi è piaciuto tantissimo e non sto qua a dirvi che non posso dirvi che non mi è piaciuto, perché ne abbiamo comprato un altro. Quindi questo sta a significare molto che il prodotto ci piace e noi non andiamo a consigliare assolutamente cose che non ci piacciono, perché sennò non ne avremmo comprato un altro. Tutto qua. Siamo molto critici ragazzi, noi passiamo per i negozi, guardiamo, studiamo, cioè a noi piace questo aspetto qua, quindi se ne abbiamo comprato un altro fidatevi che è buono. Allora, lati positivi. Questo mulinello ha dei punti di forza molto molto interessanti. Innanzitutto ha un'ergonomia fantastica per essere un taglia 300, è molto leggero, perché se andate a vedere i pesi di altre taglie 300 vi accorgerete che 325 grammi stanno alla base, ok? È un peso molto molto interessante. Dopodiché il lato forse più potente di questo mulinello è che è grosso, è pesante tra virgolette, perché comunque non è un mulinello a 200 grammi e spara distantissimo e ha una, diciamo, una fase di settaggio, un gioco di settaggio molto ampio rispetto a mulinelli che ho a casa, che non si può fare questo tipo di ragionamento perché sono molto più cupi, si può lanciare molto di meno e infatti li uso da pesca a corta distanza, canale e via dicendo. Quei casi in cui siamo andati da barca e per sbaglio dovevo lanciare distante con altri mulinelli, ragazzi, da piangere e da parolacce, molte parolacce, mettiamola così. Il T-Wing System è il punto forte di questo mulinello. Questo è il primo tatula di taglia 300 ad avere il T-Wing System, che non è nient'altro che uno scorrifilo maggiorato che si apre e dà a disposizione una distanza di scorrimento maggiore, apposta perché le spire possano scorrere su un guidafilo maggiorato e quindi avere meno attrito, e la differenza è colossale, cioè proprio basta provarlo una volta per rendersene conto. Ad aiuto di questo discorso qua troviamo il MagForce, che è un freno magnetico di altissimo livello, come vi ho già detto, vi dà una possibilità di gioco amplissima e è molto affidabile. Aiutato dal freno meccanico dà una performance in pesca di altissimo livello. A casa, non so se ve l'ho già detto, abbiamo mulinelli di fascia ben più alta come Ryoga e Pluton, che nonostante diciamo diano performance maggiori rispetto a questo mulinello, sono molto più difficili da interpretare, da usare e comunque serve più tempo per conoscerli. Non sono macchine entry level, sono prodotti professionali e ci vuole, diciamo, tempo e anche esperienza per usarli al meglio. Se lo usi in pesca generica può usarlo chiunque, ma poi per sfruttarlo al 100% è molto più difficile di questo. Io non vi nego il fatto che ieri sera siamo andati a pescare e nelle precedenti uscite avevo usato altri mulinelli come il Pluton e via dicendo. Ieri sera sono arrivato, ho fatto il primo lancio, wow, cioè mi arrivava dall'altra parte del fiume sparato tranquillamente, ancora da settare, è arrivato così, spettacolare, cioè questa è una cosa che mi piace tantissimo. Allora, manetta da 110, grip di alto livello sulle manopole
diciamo, nel complesso è un mulinello fantastico perché fa una pesca generica. Come vi ho già detto, purtroppo è stato importato solamente nel recupero 6 e 3, quindi può essere un limite per chi fa pesca lenta e per chi fa pesca veloce. Quindi se dovete fare una pesca molto precisa sul fondo lentamente a dicembre, sapete cosa intendo, non è mulinello adatto, perché ci ho provato e piuttosto prendo il Pluto. E allo stesso tempo, anche se io non pesco a gerca ad esempio, ma immagino che se si pesca a gerca o comunque pesche più veloci serva un rapporto di recupero maggiorato, altrimenti ci si trova male. Comunque nel complesso, secondo me, magari voi mi chiedete, ma perché comprare questo mulinello piuttosto che altri 300 che sono in circolazione? Beh, io penso di avervelo già detto, ha un'ergonomia fantastica, dei freni che sono strepitosi e ti consentono di giocare tantissimo e lanciare distante, in accoppiata al T-Wing System che non ha nessun altro mulinello. E io vi assicuro che, se almeno che non andiamo a parlare di fasce alte, non ci sono mulinelli di questa taglia che possano lanciare così tanto e così con così tanta facilità. Anche quando ci si trova a fare una pesca a corta distanza, in cui magari si adoperano anche canne rigide che rendono più difficile l'azione di lancio, ti viene tanto in aiuto, perché tende a rilasciare più velocemente il filo e ti può, diciamo, come spiegarlo, serve meno forza e meno gioco della canna per andare a lanciare. Ti facilita anche tutto questo discorso, quindi non è solo impuntato sulla pesca a lunga distanza, ma può fare un po' di tutto. È un grandissimo mulinello da pesca generica. Che dirvi, cioè, io ne sono rimasto veramente veramente colpito. Lo ricomprerei, fatto sta che sto pensando di comprarne un altro. Stefano ne ha comprato uno e ne è rimasto veramente soddisfatto, perché quando gli facevo provare questo diceva lancia tantissimo, è favoloso qua e là, e anche lui è rimasto veramente colpito. Secondo me è una macchina che vale la pena prendere rispetto alle altre. Le motivazioni ve le ho dette, adesso non sto qua a ripetermi, però è un gran gioiellino. Andrebbe migliorato su certi punti di vista, come le componentistiche, però a livello di interni, di quello che serve per fare questa tipologia di pesca, è veramente fantastico. Secondo me, come mi piace dire, sembra non avere un limite. È un aspetto da non sottovalutare, perché di limiti ne ho trovati molti su altri mulinelli, sono estremamente sincero. La mia esperienza nel casting è abbastanza ridotta, però avendo un occhio critico e avendo questa passione di studiare, di cercare, via dicendo, penso di avervi dato un buon input per la vostra scelta. Ecco ragazzi, noi siamo pieni di impegni, speriamo di rivederci in altri video, e vi ringrazio per la visione, e comprate questo mulinello perché è veramente fantastico. Ci vediamo nei prossimi video, ciao ragazzi!